Salve a tutti ragazzi dal vostro Mazinga Zetto e benvenuti a questo nuovo episodio degli speciali dello Zetto con Our Darker Purpose. È un giochino roguelike stile molto The Binding of Isaac, ma veramente carino. Questo è il mio salvataggio, diciamo, e è una partita già cominciata. Nel caso poi vi piaccia, potrei intermezzarlo con Isaac e fare una serie anche su Darker Purpose, ovviamente iniziandolo da capo. Cioè, in questo caso, vedete, qua ci sono dei power-up che io ho attivi iniziando il gioco. Cioè, più velocità, più soldi. Sono piccoli power-up che puoi sbloccare andando avanti nel gioco comprando roba. Con moneta del gioco, ovviamente. Non è pay-to-play. Costicchia anche un po'. Io l'ho preso in sconto sul sito dell'Humble Bundle, dove i soldi tra l'altro vanno in beneficenza, anche molto carino come discorso. E l'ho preso a poco l'ho preso, ed è molto carino. Qui c'è tutta la lore sui personaggi, sui vari capitoli, sono al capitolo 2 ad esempio. E ve lo faccio vedere, è più facile. In pratica siamo in una specie di scuola e siamo questa piccola bimbetta simpaticissima di nome Cordy, che ha il potere di sparare fiamme. Le meccaniche, come potete vedere, si muoviamo con vaso, spariamo con le frecce, esattamente come in Isaac. Usiamo i succhi di frutta con la Q per riprenderci vita, con la R usiamo dei cancellini del gesso per fare una nuvola di gesso che fa danno, con spazio invece arrotoliamo. Il roll sarà la meccanica che ci aiuta a schivare i colpi. Questo, ragazzi, è Our Darker Purpose. Avete 100 di vita, che di 100 è un sacco. No, cioè sì, ma no. I nemici vi toglieranno tipo intorno alle 7-8 danni a colpo, 10 alcuni boss. E come avete visto, i punti esperienza, nel gioco c'è l'esperienza. In questo caso abbiamo 208 esperienza su 500. Una volta arrivati a 500 saliremo di livello. E vedete, mentre in Isaac ci sono gli stecchini per indicare i gradi nell'abilità, qua c'è proprio il danno, quanto va il proprio il numero, la velocità d'attacco, il critico, il raggio, la velocità di movimento, il light radius, cioè quanto è illuminata la stanza intorno a noi. E poi vedete, c'è la minimappa lì, che la posso anche togliere con un tasto che non mi ricordo. Allora, questi sono i soldi, sarebbero token of fidelity, mi sembra si chiama, e sarebbero l'equivalente appunto di Aya, dei centesimi in Aya. Quelli sono succhi di frutta, sono probabilmente pozioni, che prendono un sacco di danni, che ci ridanno 20 di vita a botta. Noi ne possiamo portare fino a 3 all'inizio, solo che, detto, avendo potenziato il gioco, avendo potenziato il personaggio, io posso portarne 5. Adesso ho preso l'Asher Compass, che in pratica penso che faccia deviare le fiammelle verso l'avversario. In questo momento uso un succo, così andrà a dare al massimo di vita, visto che ho preso danni. Riprendo questo e continuo a esplorare il piano. Come in Isaac, allo stesso modo, quella lì era la porta del boss, quella rossa, dove non sono entrato, e qui c'è il negozio, lo sapete. Allora, abbiamo 11 centesimi, possiamo comprare la roba. Allora, questo, i nemici si distruggono quando muoiono, che è estremamente utile, se no avrei preso questo, che era molto carino. Però non avevamo i soldi per prenderlo. Se volete controllare cos'è, andate col vostro bella freccettina del mouse e fate così. E controllate che cosa fanno le cose. Le lezioni sono quei power up passivi che ho io dall'inizio. Vi tolgo il mouse dall'anima. Vi lascerò probabilmente il mouse proprio per farvi vedere questa cosa. Quindi lo tolgo dall'anima adesso perché mi sono reso conto che era in mezzo. Va bene. Boss, primo boss. Ok. Frosty the Dragon. Come potete notare, i nemici di prima erano praticamente bambini della scuola. Questo è un drago costruito come lo farebbero dei bambini dell'asilo, degli elementari. Cioè con dei cartoni, dei tubi. Potremmo dire che è un po' steampunk come caratteristiche, perché comunque tutti questi tubi. Però alla fine è la costruzione di un bambino questa, come notate. Tanti boss, diciamo che sono quello che un bambino vede con scatole di cartoni e tubi. Infatti io non mi sono ancora letto la lore del gioco, cioè la spiegazione e tutto il resto, solo giocato, proprio
preso proprio come gioco roguelike difficile e basta. Ok, morto. Siamo saliti di livello, direi proprio di sì, e vi faccio vedere cosa comporta. Ecco, level up. Dobbiamo scegliere un libro da leggere. Allora, questo, Coins and Punishment, sono a caso, cioè questi due potrebbero essere altri due. Ci dà 10% di movimento in più e abbiamo un danno in più per ogni Edgewood Meritorious Token, che sono ogni monetina. Questo invece, abbiamo 15 di vita in più e i nemici, c'è un 50% di chance che droppino succhi di frutta. Questo direi. C'è un 50% in più rispetto a quanto lo fanno normalmente. Non è che ognuno... Ah sì, poi c'è a seconda del tempo, a seconda di quanti nemici avete ucciso, quanti danni avete preso, avete una valutazione che vi darà questi rombini rossi, che saranno appunto la moneta da spendere per potenziarvi oltre, prima di cominciare la partita. Allora, qui c'è la descrizione di tutto, cioè... c'è proprio che cos'è questa stanza, che cos'è quest'altra stanza. La cosa che interessa a noi sono le caratteristiche e le ricompense anche, in minor parte. Caratteristiche Brox e Cafeteria sarebbero... Brox penso che sia il tipo di nemici, la Cafeteria e Classroom sono i tipi di piano diverso. Ma la cosa più interessante sono le cose tra parentesi. Well Stocked vuol dire che ci dovrebbero essere tantissimi succhi di frutta. C'è scritto in fondo. C'è un sacco di... no, Westocker forse... No, ci dovrebbero essere due venditori, due macchine di vendita. Mentre in Wealthy, che è quello che faremo noi, ci saranno un sacco di monete. Ci potranno... Ecco, se adesso... Magari l'avete annotato già prima. Sì, comunque il shot ricochet è una specie di... quasi... Ecco. Prima sparavamo palle di fuoco, cioè tipo sfere di fuoco, robe così. Adesso spariamo cose blu, perché abbiamo preso quel power up. Non quello che sparava, non quello del compasso, l'altro, quello che abbiamo comprato. Che in pratica, esatto, ogni volta che uccideremo un nemico, questo esploderà in pezzettini di ghiaccio. Che faranno danno, non a noi, ma ai nemici. Questo cos'è? Prendiamolo. Più 6% alla schivata. La schivata è, non è il roll, non è questa. La schivata è proprio una caratteristica a parte, la vi faccio vedere. Ok. Eccolo, dodge, vedete, sotto move speed. Questa è un 6% di possibilità che un danno che riceviamo sia evitato, quindi risulti nullo. Ah no, shot ricochet, ok, non era che deviava, era questo, cioè se io sparo contro un muro rimbalza il proiettile. Ecco cos'era shot ricochet. Ok, vabbè, tolgono 6 adesso, lì c'era il boss, quindi stiamo a fare tutto il resto del piano. Peccato perché qui non è come in Isaac, che magari non ha un senso a volte esplorare i piani. Qui ha senso, qui fate esperienza e con l'esperienza salite di livello e diventate più forti, a prescindere che trovate power up o no. I campioni che avete visto che ci sono anche qua, il tipo che ho ucciso prima colorato di rosso era un campione, vi danno power up. Ogni campione vi dà un power up, quindi è sempre bello provarli. Ce n'è sempre almeno uno per piano. Alcuni piani, che ce l'hanno proprio scritto, non hanno neanche un campione e alcuni ne hanno due o addirittura tre. Come potete notare, questi nemici qua sono bambini dentro cose della rumenta che ci tirano palline. Questi invece sono bambini che tirano punte, chiottine, chiodate. Sono tutti bambini i nemici, la maggior parte, cioè i nemici base almeno. Ok, queste stanze sono sempre belle perché... Ok, io ho un sacco di vita. Ok, questi oggetti qui sono fortissimi. In pratica ho la chance del critico al 100% finché non prendo 80 danni. Una volta presi 80 danni, il power up si rompe. Trovato più in là nel gioco è un'arma micidiale contro i boss. Trovato adesso non è molto utile perché i nemici di adesso, anche i boss, sono scarsini. Sono affrontabili, diciamo, tranquillamente. Ci servirebbe dopo, più in là, con i boss più tosti servirebbe, perché faremo quantità di danni allucinanti. Vabbè, non ci stiamo troppo a lamentare. Qui non c'era neanche una macchinetta di negozio, va bene. Facciamo così, e op. Ok, al prossimo boss, Some Harmless Mare. Ok, in pratica, come state notando, è una specie di disegno col gessetto.
Potremmo fare danno quando cammina nelle lavagne. Avete visto, però è difficile fare i danni in quel momento. Danno più che altro glielo fate adesso, quando esce e cammina. Ogni boss, e sottolineo, ogni boss ha delle condizioni con le quali può essere battuto. Capitemi. Capitemi, spiego meglio. Adesso non mi ricordo quale tasto è. Mi provo un attimo, scusate. No, no, no. Ho sbagliato, sono un idiota, ho usato un gesso. Comunque avete visto cosa fa il gesso? Ecco, ok. Eccolo qui. Se io vado tipo su Frosty the Dragon, in fondo c'è scritto Playing with Fire. Qui. Ah, sbagliato. Sconfiggi Frosty the Dragon senza prendere danno. Come ricompensa mi danno 50 crediti. Some harmless marking. Finiscilo con le nuvole di gesso. Come ricompensa mi danno una lezione che è la timidezza. Che le lezioni sono quei power up passivi che acquistate grazie ai crediti all'inizio del gioco. Capito? Andiamo avanti. Ho preso A, quindi ho preso bonus, ho preso crediti bonus. Adesso siamo come caratteristiche siamo Wandwards. C'hanno il test, quindi sono livelli superiori. E questo è Westocked, quindi ci sono più negozi. Mentre questo ci sono più più succhi. Facciamo un altro Westocked. Sì, dai. E siamo saliti di livello per prima. Meno 20 move speed, più 15 token, più 20 move speed. Più 20 move speed. Ok. Aia. Bisogna stare attenti a questi perché scattano. Questi cosi qua fanno questo. Cioè voi gli sparate e loro, boom, esplodono. E fanno male. Non molto, però, cioè non molto ai nemici, perché vedete quanti danni facciamo ai nemici? Cioè, i nemici hanno vita tipo di 200-300, quindi a loro non gli fanno nulla, ma a noi magari tolgono tipo 12-13. Quindi a noi fanno un danno pazzesco. Che altro... Ok, qua cominciamo, vedete che ci sono già nemici diversi rispetto ai bambini di prima. Sono ragazzi rispetto ai bambini. Sembrano più grandi. E saranno estremamente odiosi. Ah, ok, devo sopravvivere 12 secondi. Una volta che sopravvivo ancora, diciamo, il tempo stabilito, moriranno tutti questi slime. Sparirà anche il fuoco per un po'. E io potrò aprire il forziere. Grazie. Pistecca. Ok, all'inizio di ogni piano, quindi ovvero dopo la fine del piano prima, ci cura del 20% della vita. Che non è male, mi ero dimenticato un token. Un token. Quanti ne ho? 8. Ne ho 8, possono comprare un power up. Non uno di quelli forti, ma uno normale. Ok. Dobbiamo cercare di non prendere danno inutile, perché abbiamo il piatto, che ci dà la massima capacità di critico. Che appunto ci fa fare danni stratosferici. Ok. Oh cacchio. Il campione. Questo ad esempio, ragazzi, è un campione abbastanza stronzo. Aia. Perché ha questa abilità che quando usa questo attacco si trascina verso di lui. Ah, e anche l'abilità di distruggere tutti gli oggetti su schermo. Come state notando. Quindi stateci sempre un po' lontano. Ok. Cioè, usate a vostro vantaggio, fategli rompere tutti gli oggetti in modo da avere la strada libera. Ok. Ancora un colpo dovrebbe essere morto, ancora uno veramente. Ok, morto. E adesso pensiamo a questo qua. Che praticamente tireranno sedie. Le tirano nell'ultimo posto che siamo stati. Questo cos'è? Ah, 12 gettoni, perfetto. Lattina delle donazioni. Non l'avevo mai trovata, per sincero. E anche qui ci sarà una collezione come in Isaac. Quindi sapremo sempre quali oggetti abbiamo trovato, quali oggetti non abbiamo ancora trovato. Cioè sempre no, a inizio partita e a fine partita si può consultare. Allora, 91 più 20 fa 111. Ho fatto il calcolo per vedere se mi conveniva aspettare di usare il succo e prendere l'altro. Ok. Dovremmo essere adesso ai boss di livello 2. Che sono un pelino più tosti, eh. Cioè ce ne sono. Ce ne sono alcuni che sono un po' difficilotti. Altri che sono abbastanza. Abbastanza easy. Pettone. Saranno anche là, immaginavo.
Giusto. Oh, stavo per dire, una macchinetta. Eccola qui. Allora, 24 gettoni. Ottimo. Allora, questo mi cura il 2% della vita ogni 5 nemici uccisi. E questo mi dà l'effetto di spina. Cioè, vuol dire che se i nemici mi toccano si fanno male. Carino. Ma c'era un'altra macchinetta che c'erano cose molto più fighe. Tutte e due erano estremamente più fighe. Vabbè, peccato. Uno mi faceva guadagnare 50% di esperienza in più, quindi erano level up molto più rapidi. Mentre l'altro era un oggetto utilizzabile su E. Qua non sono su barra spattrici come in Isaac, sono su E. Ah no, vabbè, ci è capitato un boss anche. Vi riparate qui dietro e non c'è assolutamente nessun problema. Il l'hitbox del personaggio, al contrario di quanto una persona potrebbe credere magari, non è la testa, ma sono i piedi. Diciamo che ci ho fatto un po', non dico dei test, ma quasi. Cioè, mi dimentico sempre quella pallina lì, Nel senso, se voi vi fate colpire, diciamo, alla testa, non subirete danni. Subirete danni solo se i piedi verranno colpiti. Facile. Ancora un colpo, ok. Dovrei aver livellato, sì. Ho solo 4 gettoni, quindi non posso comprare nulla. E mi dispiace. Ok, questa è la fortezza di Wandsworth. Quindi è, diciamo, il livello finale del primo capitolo. Più 20 velocità d'attacco, più 10 danno. Facciamo danno. E una volta finito questo, e non avendo mai finito, cioè non avendo, il boss è fisso qua. È come fosse mamma. Per farvi capire che sempre paragoni con Isaac. Questa qua praticamente è mamma. Prima di averla battuta, esattamente come in Isaac. Cioè, la prima volta che battete questo boss, il gioco si fermerà. Cioè, sarebbe tipo, voi battete il boss e vi dite, ok, avete finito il primo capitolo e tornerete alla schermata d'inizio. Una volta che l'avrete sconfitto, almeno una volta, le volte dopo, vi dirà congratulazioni, avete finito capitolo 1, ma vi farà continuare per andare contro gli altri capitoli. Per giocare contro gli altri capitoli. Ho trovato un oggetto e quelle... Questi mappamondi in teoria dovrebbero rompere tutti gli oggetti che vanno incontro, come avete visto laggiù. Ma il letto, stranamente, non lo sapevo, tra l'altro. È l'unico oggetto che non possono rompere. Interessante. Ok, ragazzino, non c'è un problema per me. Ah, cacchio! No, vabbè, questo è proprio un danno gratis. Ero convinto, ma proprio convinto. Quanto c'ho di robustezza ancora al piatto? Al piatto. Cazzarola. Niente. Perché se il piatto aveva ancora molta resistenza, c'era la concreta possibilità che io potessi vincere. Cioè, potessi almeno finire il primo piatto. Sì, vabbè. Questa è una bruttissima stanza. È una brutta stanza perché devo contare su quelle spine per distruggere i sedili e per poter danneggiare questo campione. Tabula rasa. Che è un campione... Non è forte, è estremamente rompicoglioni. Perché se quella, le sue nuvole di gesso verdi vi colpiscono, vi invertiranno tutti i comandi. Cioè la W sarà la S, la A sarà la D e viceversa. E anche quelli di fuoco. Quindi sarà un casino bestiale. Questo rallenterà i nemici. Colpiremo i nemici, diventeranno tipo un po' più bianchi, mi sembra, esatto. Oh, ho schivato quel danno, avete visto, è apparso il dodge. Qui ci posso passare, sì, ma non credo che... Non so se mi conveniva. No, sì, mi conveniva, ma qua, ecco, danno lo dovevo prendere per forza. E ancora un danno, credo, e mi si rompe il piatto. Il boss affrontato con la quantità di danno che facciamo noi, e l'altro di fuoco, cioè con le nostre caratteristiche... Probabilmente non riusciremo a sconfiggerlo. Perché è un boss. Oltre a essere un boss forte, è un boss molto 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 lungo. Perché è un boss composto da 1, 2, tipo 4 o 5 sezioni. Voi in teoria dovete ucciderne una, ma tutte le altre sezioni vi daranno fastidio. Cioè una farà spawnare nemici, un'altra vi sparerà addosso, altre ancora genereranno nuvole di fumo che vi fanno danno.
Cioè, di solito io, le volte che ho provato a uccidere solo la parte giusta, non ce l'ho mai fatta. Facendo fuori le cose più fastidiose all'inizio e le altre dopo, invece sì. Però prendetelo con le pinze, perché facevo comunque molto più danno. Tipo facevo colpi doppi, o sparavo molto più veloce, o facevo più danno a prescindere. O appunto trovavo il piatto tipo in questa zona, in queste zone. Quindi quando il piatto aveva ancora... Ecco, il piatto si è rotto. Sì, quando il piatto aveva ancora un'utilità. Adesso il piatto non si è rotto. E trovato in quel punto là è totalmente inutile. Troppo. Trovato all'inizio serve a poco. Ok. Più nocciolo. Ah, questo è un piume al gesso e il gesso produce frecce infuocate. Questo invece che prendiamo, il nostro roll, il nostro rotolare produce fiamme. Ci può aiutare contro i nemici, più che altro. Tanto che schiveremo moltissimo contro il boss, ma veramente moltissimo, questo potrà fare un po' di danno ai nemici. Era più utile dell'altro. Eccolo qui il boss. Allora, prima di tutto questo. Guardate quanti colpi sono sul fermo. La parte, cioè, la parte fondamentale da uccidere è quella in mezzo. Però questi danno fastidio. Ok. Poi da uccidere anche questa. Avete visto? Ho ucciso il tipo solo usando le fiammelle. Cosa che, tra l'altro, le mie fiammelle hanno le stesse proprietà dei miei colpi. Quindi rallentano quando colpiscono. Il che è una schiaffa. Rompiti. Cacchio. Questo fa spawnare appunto questi tipi di nemici qua. La casa centrale invece fa spawnare questi altri tipi di nemici, che sono molto più fastidiosi. Però anche questi sono fastidiosi, sono tanti. Danni ve li prendete a spreco. Adesso, ottima cosa è uccidere questi. Perché? Semplicemente ragazzi, perché vedete, le nuvole di fumo fanno, a parte che fanno molto più danno delle palline, e poi sono estremamente fastidiose. Sono lento. Vedo tanto da arrivare. Ok. Sì, ho preso danni veramente in quantità allucinanti. Lo so, ho un gesso da usare, purtroppo ne ho sprecato uno e la cosa mi dà ancora un po' fastidio. Il gesso da usare me lo terrò per la parte, diciamo, vera e propria del boss, perché non è questa. Non so neanche sinceramente se ci potrà arrivare, probabilmente morirò prima. Ho detto che è un boss. Non è tanto difficile, è lungo. È lungo e frenetico, c'è tanta roba da controllare. E tra l'altro non avendo danni aumentati o roba del genere è difficile. Ok. Come vedete rimangono comunque le nuvole vicino, però appunto queste mi inseguono, quelle che tirano fuori quando sono vivi. Quando i palazzetti sono vivi. Queste qui invece rimangono in quella zona, quindi voi ve ne state tranquilli, tranquilli qua sopra. Ho usato tutti i succhi che avevo, quindi d'ora in poi non posso più curarmi. Cosa che probabilmente mi porterà alla morte molto breve. Ripeto, non è ancora questo il vero e proprio boss, perché una volta uccisa questa cosa centrale non avete vinto. Avete vinto uccidendo quella roba che uscirà dalla fortezza centrale. E ovviamente non sono sti nemici qua. Che tra l'altro uscirà quando la fortezza avrà, mi sembra, un quarto di vita. Quindi uscirà con la fortezza ancora attiva che spara sti cosi. Capite? Capite il casino su schermo? Tra l'altro il boss che esce dalla fortezza è veramente tosto. Perché tanta 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 vita. E diventa più grosso più passa il tempo. E fa degli attacchi ad aria che sono praticamente inschivabili. Scusate un attimo. Ok. Dovrebbe palesarsi da un momento all'altro il boss. Adesso eccolo qui. Goneril. Il vero e proprio boss è questo. Questo è l'attacco ad aria, assolutamente inschivabile. Falk che va nelle direzioni sbagliate. Il problema del gesso è che sì, fa una quantità di danni industriale, ma non è direzionabile, cioè va dove vuole lui. Il problema è quello. Praticamente sono morto. Sì, gli faccio male, vedete che gli faccio male. Il problema non è fargli male, il problema è sopravvivere. E come state notando diventa più grosso.
Adesso non so per quale strano bug non si noti più la sua vita, la cosa che mi inquieta tantissimo. Che mi piace sapere quanta vita ha un boss. Per questo è il boss finale alla fine. Beh, è questo il boss. Uno schiva. E più tempo passa, più diventa enorme. Ed è un problema perché lo schermo finisce dopo un po', quindi siete morti, praticamente di base. Oh, l'ho sconfitto! Non pensavo di farcela, sono sincero. Ecco. Questa è la fine del primo capitolo. Ecco, in teoria la prima volta che lo sconfiggete, adesso avrete finito. Andiamo avanti però. Facciamo questo. Non sono salito di livello? Mi manca praticamente un'uccisione, salvo di livello. Ok. Ho deciso di fare il livello più facile tra quelli che potevo fare. Per un motivo. Proprio perché così poter giocare ancora un po'. Perché se facevo il livello difficile, cioè che in teoria sarebbero i livelli, ecco, sono i livelli. I livelli superiori sono questa. I livelli, diciamo, questo è un livello che si può anche trovare prima di battere Goneril. Facendo i livelli che si trovano dopo aver battuto Goneril, sarei morto malissimo, proprio sarei morto subito quasi. Ok. Forza, forza, forza piccolina, forza piccolina. Devo stare attenta a non sparare a quei cosi lì perché mi faccio male da solo. Forza, ok. Bene. Avete visto, alla fine, sapete cosa ci ha salvato? Per chi abbiamo vinto? Per queste. Per le fiamme del roll. Perché hanno fatto una quantità di danni a Goneril incredibile. A Goneril e anche a tutti gli altri nemici che ci rincorrevano. Non solo a Goneril. Adesso uccidere questi è lunga, vedete? Non è più come che critti e sei a posto. Con tre colpi, tre critici, sono morti, no. Tabula rasa. Te giro e tabula rasa non è un problema. Sì, però con le fiamme, se non si mettevano in mezzo, diciamo che mi facevano un favore. Nuvola. Probabilmente sarebbe un tipo gesso avvelenato. Ecca, m'ha preso. Adesso tutti i comandi sono invertiti, quindi finché mi rimangono i punti interrogativi sulla testa, ok, sono finiti. Prima stavo giocando con i comandi invertiti, quindi per andare su Duo CRS e così così. Non è facile, eh. Lo dico, non è facile. Invece quando c'è la testa impostata con i comandi in un modo, dovresti essere morto, infatti. Power up è quello? Ecco, quello non lo conosco. Marco Giuda. Dai, 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 dai. Cura del 4% ogni 5 nemici uccisi. Ah, è praticamente come quello che ho già. È praticamente una versione simile o uguale. No, un po' migliore, perché mi sembra che quello che ho trovato io, il diario di Rosabella, come si chiama, cura del 3% invece. Vabbè. Buono. Dun, dun, dun. Vedete, alla fine è un giochino tipo Isaac. Che però, come ambientazioni, come musiche, secondo me è molto 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 carino. Oh, e deve esserci dietro una storia veramente meravigliosa. Perché dalle poche cose che ho capito è malatissima come storia. Ok, questi soldi li potevamo prendere se ci facevamo rincorrere dal tipo che distrugge tutto sino qua. Però, non li ho visti, eh. Pare che non li avevo neanche visti. Ole. Pum, 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 pum. Forza, spara ste palle di fuoco, palle di ghiaccio ormai. Ok. Perfetto, qua abbiamo fatto tutto, andiamo su. Ucciso? No! Sì, ottimo. Tutto del fuoco, lascia un gettone. Andiamo a rollare. Bene. Hai visto quanto fanno male le fiamme? Fanno più o meno praticamente il danno che facciamo con un con una sfera. È praticamente lo stesso. Hop! Ed è continuato. Quindi se il nemico si resta lì, si prende più danni. Qui. Oh, l'ho schivato, va bene. È proprio schivato di caratteristica, avete visto? Fare dodged su... Dodge... Ho una pronuncia in inglese terrificante, però... E nel momento in cui vedete questo video, io sarò nemico.
con la mia pronuncia terrificante non mi capirà nessuno. Però almeno capisco la cosa fondamentale è che lo capisco in inglese. Parlarlo, no. Ma capirlo, meglio. Compriamoci un succo, così possiamo sopravvivere un po' di più. Ok, perché adesso mi sembra che abbiamo potenziato i succhi anche. Ok, allora, sarà distrutto in 20 secondi. Devo indovinare la strada giusta, che dovrebbe essere questa. Sì, ecco. Ok, abbiamo trovato un oggetto su barra spaziatrice, tecnicamente, di Isaac, che qua è il tasto E. Lo possiamo usare a un cooldown, non è ogni volta, ogni tot a stanze. Oh, il candelabro. Questo, ragazzi, è un boss di livello basso. Ecco, ho usato l'abilità, è questo stormo di uccelli. Ogni 25 secondi la possiamo usare. È un boss di livello basso, ma penso che sia il boss di livello basso più difficile che c'è. Perché spara molto e il terreno è disseminato da puntine. Quindi vi fa danno un po' tutto contro sto qui. Però devo ammettere che oggi è un po' più scarsino del solito, eh. Uccellini. Gli uccellini praticamente vanno ad attaccare nel punto in cui siete quando li chiamate. Nel punto in cui siete voi. Quindi voi dovete cercare di essere sulla traiettoria del nemico, in modo che una volta che gli uccellini arrivano con un po' di ritardo, c'entrino in pieno il nemico. Non è possibile. Esperienza? No. Non salgo di livello finendo questo boss. Non me ne dà così tanto. Non me ne dava così tanto neanche Gonery. Ok. Avete visto quanto è diventato gigante Gonery? Ok. Sto prendendo una quantità di danni incredibile. Però qui. Va, due. No, l'hanno colpito più o meno tutti. Ok. 1000 punti esperienza, assolutamente no. Ok, questo. Mi ha curato la bimbistecca. Stiamo continuando a trovare piani facili, cioè piani di livello inferiore a dove siamo in questo momento. Anche se ci sto prendendo tanti di quei danni che ne batterebbero metà, ma. Ok. Perché togliamo veramente poco. Il problema è quello, il problema è il nostro DPS, il nostro DPS è praticamente nullo, cioè è nullo, quant'è? 90, 90 qualcosa, no vabbè, per secondo è qualcosina di più, il DPS sarebbe danno per secondo, nel caso qualcuno non lo sappia. È basso comunque, cacchio, non me ne ho reso conto che ho perso tutta quella vita. Ok. Le trappole rimangono sempre attive, anche una volta finito il piano, potete notare che. Finita la stanza, scusate, potete notare che le trappole ci sono e ci rimangono. Ok, ce n'è solo una di queste. Ah no, ecco. Eccola. Hop! Giù. Cazzo, questa è sfiga. Adesso dovrebbe arrivare l'uomo invisibile, se non sbaglio. Sì, eccolo là. Questo non lo potete danneggiare e lui non vi può danneggiare. In pratica, se vi colpisce, cioè se vi prende, vi paralizza. Vedete? Non ci possiamo più muovere perché non scompare. Ovviamente, se la stanza è vuota non ci comporta niente, ma se ci paralizza quando ci sono nemici, tutti i nemici ci entrano in pieno. E non è bello. Ho provato... Vado a sparare su tabula rasa il power up. Penso di averlo più o meno preso. Non è tabula rasa, è lo smokey, ok. Penso che sia la versione leggermente più forte di tabula rasa. Dovrebbe avere più vita. Perché infatti ci sono anche. È bello che ci sono anche i nomi dei campioni. Mentre i nemici normali non hanno nome, i campioni hanno il nome perché sono tutti personaggi più forti. Hoppa! Danno a tutto hanno fatto, giusto perché arrivano su schermo, quindi danno anche questo qua sopra. Oh cacchio. Perché non rimbalza più la mia fiammella? Dovrebbe. Questa cos'è? Ok,
Ok, dovrebbe tipo evocare 20. Come funziona? Io non esco più di qua. E una volta che scompare sta nuvola ne arriva un'altra. Ah! Fa così. Beh, è carino. Fa una quantità di danno abbastanza altina e si ricarica molto velocemente. Ma perché a caso probabilmente. Cioè non posso decidere io dove va. È come usare il gesso. No, che non mi incastro di nuovo. Ok, morto. Dammi i soldi e sposta. Perfetto. Potrei andare a fare il boss, ma non ho assolutamente esita. Devo provare a cercare un succo da qualche parte. Cosa che probabilmente non troverò. Troverò la morte probabilmente in questa zona. Mazza quanto danno gli ho fatto con le fiammate. Vabbè, vediamo il boss. Ve lo faccio vedere. Ci morirò subito, ma almeno vi faccio vedere il boss. Sa cos'è. Ecco, sì, questo sì. Questo boss è difficile. Il re disciplinato sarebbe. E in pratica è un re degli scacchi. Continuando a fargli danno, cosa che sicuramente non ucciderà perché è morto prima, praticamente fa spawnare altri pezzi degli scacchi. Il cavallo, la torre, la regina e l'alfiere mi sembra. Escano. Aspettate, eh. No, quale tastiera più? LF. Dov'è? Ah no, livello 2. Livello 3? No, dov'è? Ah no! No! Penso, probabilmente non l'ho mai ucciso. Perché se l'avessi ucciso ci sarebbero. Sarebbe qua intorno. E non c'è, quindi non l'ho mai ucciso e non sarà certo questa volta la prima volta. In pratica sì, fa spawnare altri pezzi di scacchi che lo proteggono e ci attaccano. Più che altro alcuni, la maggior parte che lo proteggono, pochi ci attaccano. Ok, ci dice quanti danni abbiamo preso e quanti danni abbiamo fatto. Direi che posso considerarmi abbastanza soddisfatto. Qui vedete, ci sono le lezioni, qua c'è il consigliere, che possiamo dare i crediti per potenziarci. Ci dà più succhi, ci dà più gesso, ci permette di mettere più lezioni insieme. Ne posso metterne tre adesso, in questo momento posso metterne solo tre. E qui c'è la collezione degli oggetti. E qua le statistiche, vabbè, quante volte sono morto, quante volte... Ho vinto, in teoria, una sola perché vittoria lo considera solo finendo il capitolo 1 la prima volta. Quella è la vittoria. Ok, ragazzi, per questa puntata è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao!